pronti a partire? E sono in pista. Michela Moioli parte bene, sembra essere al primo posto la Moioli, la Tres Push col pettorale giallo è vicina. Attenzione Michela, presa su un bel rischio. Però conduce, conduce, ma non con il vantaggio necessario a poter stare un po' tranquilli e a farci stare tranquilli. Bel Brokhoff è alle sue spalle, anche lei temibile. Pettorale verde della Locos, stretto giro. Michela Moioli continua a condurre la discesa. Moel Locos, seconda, la Maltè. Terza. No, 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 Maltè, scarrucola via in quarta posizione. E la Tres Push ora terza. Michela conduce, continua a condurre la discesa. Tiene bene la testa della discesa su questa curva in backside. Entriamo nelle fasi finali della gara. Sono i gobboni, i rollers finali. Qui bisogna spingere il più possibile perché ancora si può fare la differenza. E taglia il traguardo per prima. Michela Moioli, grande vittoria per l'italiana. Che giustamente si lascia andare un po' di grida e celebrazioni. La Moello Co arriva seconda. E terza la Tres Push. Michela Moioli ha condotto la gara dall'inizio alla fine. È riuscita a mantenere il sangue freddo, cosa indispensabile quando hai dietro alle tue spalle 5 assatanate che ti vogliono portare via al primo posto. Ma c'è riuscita e c'è riuscita bene Michela. Con una snowboardata pulita, sicura. Non ha sbagliato una sola linea. E ha vinto. Ottime notizie dunque per la squadra italiana. Peccato per Raffaella Brutto, sarebbe potuta essere tranquillamente anche lei in finale. Ma è Michela Moioli, la più brava di oggi. Scorso anno altro Michela era bassa in classifica a fine stagione, quest'anno super perfetto.